mostrato e l'ha dichiarato anche nella conferenza stampa. Il suo rapporto con Agüero lo porta a Agüero. Con Agüero, scusami. Bravo. Perché c'ha la dieresi, c'ha due punti sulla U. Allora è Agüero. Lo porta a preferire quel partner in attacco e ad oggi, come diceva anche Valerio, una figura come il giocatore dell'Inter, Alvarez. E Higuaín sono comunque dei giocatori che rispetto anche alla tifoseria argentina sono meno ingombranti. E non sono certo Carlos Tevez. Da Juventino, questo è un argomento, un'argomentazione un po' sbagliata, però sono contento che Tevez si preservi per il prossimo campionato. Secondo me oggi comunque questo mondiale, ecco, Ibra non è presente perché non è riuscito a raggiungere la convocazione. Secondo me Tevez avrebbe dato lo stesso un apporto di spettacolo non indifferente. Maxi, hai notato che Stefano c'ha una somiglianza fisica con Conejo Tevez? No, vedete, non è più Saviola. Più Saviola, sì, un nesso tra Saviola e Tevez. Saviola io me lo ricordo bene, l'ho visto giocare dal vivo al Camp Nou. Vediamo quello dietro. Quello era un Barça, ragazzi, veramente orribile. Sbaglio ancora o ancora già nel Benfica? Allora, voi juventini ve la ricordate? Un Barça orribile, il Barça di Van Gaal, orribile quell'anno, cui c'era un giovanissimo Xavi che fece un gol bellissimo al Camp Nou. Barça andò a vincere 1-0 a Torino, gol di Saviola. E la Juve vinse al Camp Nou 2-1. Bravissimo. Con gol di Nedved e Zalaceda ai tempi supplementari. Bravissimo, con un grandissimo gol di Xavi da fuori. Quello era un pessimo Barça. Con Xavi, giovanissimo, ventenne, che reggeva tutta la squadra. Allora, Morgan, i giornali sportivi cosa dicono? Quel Barcellona là mi ricorda molto questo passaggio attuale nell'Argentina. Ovvero, quello era il Barcellona che usciva dal modello olandese di Van Gaal, dei vari Reisiger, Bogard e Klaver davanti, e c'era una generazione che appunto è quella poi nata negli anni, all'inizio degli anni 80 o fine 70, come Pujol, Messi, Pujol, Xavi e compagni, che si presero in maniera egemonica una squadra. Poi in quel momento Zalaieta era uno stato di grazia, eliminava qualsiasi tipo di squadra spagnola. Massimiliano farà piacere, buttò fuori anche il Real Madrid, quindi purtroppo una Juve sfortunata, ma quel tipo di Barcellona, vedi, stava portando avanti un cambiamento anche a livello di dirigenza, insomma, là dove c'è un progetto comunque si ottengono i frutti. È quello che manca a questa Argentina. Oggi comunque anche la cronaca alla radio, tra l'altro quando noi stavamo venendo qui in macchina, parlava appunto di un Sabella immobile come Higuaín. La vedo troppo legata alla figura di Messi, e su questo anche i paragoni con l'Argentina dell'86 secondo me sono un po' troppo azzardati. Quell'Argentina c'aveva un grande giocatore, si chiamava Jorge Valdano, che permetteva a Maradona di fare quello che gli pareva in mezzo al campo, perché si portava via mezza difesa, un grande intellettuale del calcio. Ovviamente Florentino l'ha cacciato via dal Madrid, perché Florentino non ha bisogno di persone che parlano o che pensano. Che pensano, ha bisogno veramente di facce alla Begama o alla Ronaldo. Va bene, allora non mi fate parlare male del Madrid. Torniamo. Che dicevano sulla vittoria della Germania ai giornali? Allora, andiamo a prendere la Gazzetta dello Sport. Intanto diamo il tabellino, perché sì, è importante dare il tabellino. Germania 2, Ghana 2. I gol sono stati realizzati al sesto della seconda parte con Götze. Pareggiato Guian, o come si pronuncia,
io lo potrei spagnolizzare, ma non posso al 18esimo, anzi scusate, ha pareggiato Andrea Iev al nono, ha passato in vantaggio con Ghian al 18esimo e poi al 26esimo Miro Klose ha pareggiato. E all'ultimo si è perso un gol clamoroso, va, perché è arrivato il difensore, sì, e gli ha tolto lì la palla per un centimetro. Esattamente, esattamente, esattamente. Allora, Alberto, che cosa possiamo mandare adesso? Va bene, già come stiamo finendo, esatto, il nostro programma, e questo è stato un giorno molto movimentato, molto agitato. Sì. Io penso che la miglior cosa per ascoltare è A Hard Day's Night, il brano di Lennon e McCartney, però nella versione latinoamericana, vuol dire che questi musicisti centroamericani che hanno fatto un tributo ai Beatles, hanno fatto un album, e qui c'è Johnny Rivera, che è portoricano, e ha fatto A Hard Day's Night. Perfetto, allora però prima di questo qua diamo una chicca ai nostri ascoltatori da casa e agli ultimi che sono rimasti qui alla festa, ma anche che vedo con sabato sera ancora parecchia, sì, ancora gente, c'è gente in giro, perché, sì, perché sentiamo direttamente dalle parole della radio argentina quello che è successo oggi. Messi, che è la ultima, può essere Messi, va la pulga, passò Messi, sigue Messi, golazo! Gol! Gol d'Argentina! Bene, gol d'Argentina con il dios del football, e allora la pulga. Allora sì, andiamo con Johnny Rivera e A Hard Day's Night. Perfetto. I'm home, feeling you holding me tight.
I've been sleeping like a log. Johnny Rivera, del álbum Tributo ai Beatles, A Hard Day's Night. Stiamo finendo, io vi stavo cercando, se riesco a trovarla, vediamo un po', come dice in Spagna, la portata della prima pagina di Mundo Deportivo, Golazzo de Genio, titola giornale catalano, ovviamente. Noi qui, ragazzi, deve sapere, quando facciamo la rassegna stampa, As e Marca si fanno solo quando... Sarei curioso di vedere la prima pagina di As. Te la vado a cercare subito, perché dopo la sconfitta della Spagna, la caverna mediatica madridista, cioè questa grande caverna mediatica che aveva dal giorno dopo la vittoria della decima ha urlato a Del Bosque di cambiare gioco, cambiare quel tiki-taka in un tiki-taka giocato con gli inserimenti, con una punta. Loro pensano di avere Bale e Ronaldo in nazionale, non ce l'hanno, e ovviamente Del Bosque, che non è un allenatore che riesce a cambiare le cose, gli ha dato ragione, e qui ci sono stati i risultati. Dopo la prima sconfitta con l'Olanda, la colpa era tutta del modello Barcellona. Va bene, allora titola As, Ghana su, vabbè, parla del Ghana, vediamo se troviamo la Sì, dice Ghana impaurisce la Germania. Sì, Ghana impaurisce la Germania, no, non... Ecco, e sto contento per Oaimu. Vabbè, questo l'abbiamo detto pure prima. No, non ci sono grossi titoli contro la Spagna in questo momento su As. Avere il país. Ecco, vediamo un attimo il país. Bravo Alberto. Il país è sempre un giornale a noi molto caro e vicino. Ecco. Sì, il país la parte del sport. Vediamo un po' che la dice parte del il sport. Beh, parla di Alemana, dell'Alemania, della Germania. Sì, però insomma non è che dà molte informazioni. Ovviamente parla Messi, dissimula la miseria. Dice Messi simula la miseria. Vuol dire che io l'avevo sentito parlare su. Oh, questo è un bellissimo fondo di un bravo giornalista sportivo spagnolo che scrive su Luis Martín, il triste addio del principe. Xavi Hernández lascerà la Roca e il Barcellona dopo il mondiale, la maggiore deception, giusto Alberto? La maggiore, sì. Maggior problema che la c'è stato frustrazione della sua carriera. Bene, va nel Qatar per guadagnare ben all'incirca 14 milioni di euro l'anno.